Confindustria Teramo avanza le sue proposte alla Regione in vista della programmazione 2021-2027. Obiettivo quello di stimare le risorse di cui l'Abruzzo avrà bisogno per risollevarsi dalla crisi economica. Siamo in una fase cruciale rispetto a delle decisioni da prendere, rispetto a una programmazione 21-27 che si deve ancora scrivere, e ci sono inoltre altri strumenti che sono stati messi in campo e su cui bisogna dare delle risposte. Quindi è chiaro che la fase di ascolto, perché oggi per quanto riguarda la Regione è una fase di ascolto, è essenziale. Lo facciamo con degli attori importanti, con Confindustria, quindi speriamo che da questo tavolo ci arrivino segnalazioni chiare. Quest'anno è stato il più difficile anno, diciamo, che possiamo ricordare nell'ultimo secolo, quindi la giornata di oggi è per ripartire, avere un momento di riflessione, ragionare insieme con la Regione Abruzzo rispetto a quelle che sono le opportunità che possono venire dalla futura programmazione, ma non solo, perché oggi presenteremo anche alcuni progetti che come sistema delle imprese della provincia di Teramo può essere già preso in considerazione con i fondi legati al Recovery Fund. E l'Europa avrà un ruolo decisivo anche per la realtà abruzzese. Partita in corso tra Roma e Bruxelles, resta ancora da capire come saranno ripartiti i fondi destinati all'Italia e quanto arriverà in Abruzzo. C'è una partita che spetta allo Stato membro Italia di 209 miliardi di euro. Non ci sono criteri di ripartizione e non ci sono identità di modalità di contributo delle regioni rispetto al piano. Quindi la regione sta raccogliendo le esigenze, ha fatto già una prima scrematura, ci sono 74 progetti per 9 miliardi e oltre di euro raccolti, che sono le esigenze del territorio, e rispetto a queste il governo dovrà dare la sua apertura.